Ciao a tutti. Il motivo che vi presento oggi è questo bellissimo motivo a rombo traforato che dà l'idea di ehm, diciamo così eh, di alcune vele. Eh, è un motivo semplicissimo formato da 22 maglie più una. Quindi il motivo è un multiplo di 22 maglie più una. In questo caso io ho fatto due motivi, quindi ho messo sul ferro 22 maglie, più 22 maglie, più una, più le quattro di vivagno che vanno a formare ovviamente il bordo. Sul davanti, il motivo si presenta in questo modo, come potete vedere, mentre sul dietro è così. E i ferri di ritorno o ferri pari le maglie vengono lavorate tutte a rovescio ehm, in altezza invece il motivo si realizza in 36 maglie eh, scusate 36 ferri adesso andiamo a vedere come si realizza allora io ho già eh, iniziato un motivo adesso ne iniziamo un altro e vado a montare sul ferro praticamente 22 maglie più 22 maglie più una e andiamo a fare il motivo allora primo ferro vado a fare il vivagno vi lascio qui sopra il link che vi riporta al vivagno e inizia il motivo un diritto un gettato, un diritto, 8 rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una diminuzione doppia. Quindi passo una maglia senza lavorare sul ferro di destra, passo la seconda sul ferro di destra senza lavorarla. Lavoro la terza a diritto a cavallo le due non lavorate sopra la prima. Proseguo con otto rovesci: quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Un diritto. Un gettato e vado a ripetere praticamente questo motivo chiudo il ferro con un diritto e ovviamente il vivagno il secondo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio quindi vivagno a rovescio sul rovescio del lavoro e il motivo vado a fare tutte le maglie a rovescio quindi proseguo in questo modo fino alla fine del ferro terzo ferro vado a fare il vivagno due diritti quindi uno e due un gettato un diritto 7 rovesci 1 2 3 4 5 6 e 7 una diminuzione doppia quindi sposto due maglie senza lavorare sul ferro di destra lavoro la terza a diritto a cavallo le due non lavorate sopra quella lavorata Sette rovesci, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un diritto, un gettato e un diritto. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e ovviamente il vivagno. Quarto ferro, tutte le maglie a rovescio. Quinto ferro, vado a fare il vivagno. Tre diritti, uno, due e tre. Un gettato, un diritto, sei rovesci, uno, due, tre, quattro, cinque e sei una diminuzione doppia quindi passo due maglie senza lavorare lavoro la terza diritto a cavallo le due sopra la prima 6 rovesci quindi 1 2 3 4 5 e 6 un diritto un gettato due diritti 1 e 2 vado a ripetere questo motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno sesto ferro tutte le maglie a rovescio settimo ferro vado a fare il vivagno quattro diritti 1 2 3 e 4 un gettato un diritto 5 rovesci, 1, 2, 3, 4 e 5. Una diminuzione doppia. 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5. Un diritto, un gettato, 3 diritti. 1, 2 e 3. Vado a ripetere questo motivo. Chiudo il ferro con un diritto, il vivagno, ottavo ferro, tutte le maglie a rovescio. Nono ferro, vado a fare il vivagno, 5 diritti, 1, 2,

Un diritto un gettato quattro diritti 1 2 3 e 4 vado a ripetere il motivo chiudo il ferro con un diritto e il vivagno decimo ferro tutte le maglie a rovescio undicesimo ferro vado a fare il vivagno 6 diritti, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Un gettato, un diritto, 3 rovesci, 1, 2 e 3. Una diminuzione doppia, 3 rovesci, 1, 2. 3 un diritto un gettato 5 diritti 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Dodicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Tredicesimo ferro vado a fare il vivagno: sette diritti: uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un gettato, un diritto, due rovesci. Uno e due, una diminuzione doppia. Due rovesci, un diritto, un gettato, sei diritti, uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Vado a ripetere questo motivo, chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. 14 ferro tutte le maglie a rovescio 15 ferro vado a fare il vivagno 8 diritti 1 2 3 4 5 6 7 e 8 un gettato un diritto un rovescio una diminuzione doppia, un rovescio, un diritto, un gettato, sette diritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Vado a ripetere il motivo. Chiudo il ferro con un diritto e il vivagno. Sedicesimo ferro, tutte le maglie a rovescio. Diciassettesimo ferro, vado a fare il vivagno. Nove diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 e 9. Un gettato, un diritto, una diminuzione doppia, un diritto, un gettato, 8 diritti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 vado a ripetere questo motivo chiudo il ferro con un diritto e un vivagno 18 ferro tutte le maglie a rovescio 19 ferro da questo momento il motivo cambia quindi vi faccio vedere con i marker eh, il motivo che andremo poi a ripetere quindi andiamo a fare in questo modo vivagno Diciannovesimo ferro e andiamo a fare una diminuzione semplice, quindi sposto una maglia sul ferro di destra senza lavorarla, lavoro la seconda maglia a diritto, accavallo la prima sopra la seconda 8 rovesci: 1-2-3-4-5-6-7 e 8 allora Questo è il primo motivo, dopodiché andiamo a mettere un marcatore e andiamo adesso a ripetere le maglie all'interno del marker. Quindi andiamo a fare un diritto e un gettato, un diritto e un gettato, un diritto 8 rovesci: 1, 2, 3, 4 5 6 7 e 8, una diminuzione doppia quindi spostiamo le due maglie sul ferro di destra senza lavorarle, lavoriamo la terza a diritto, accavalliamo le due non lavorate sopra quella lavorata, 8 rovesci: 1-2-3-4-5-6 7 e 8 io segnalo il marker allora andiamo a ripetere adesso il motivo da dove ho messo il marker fino al, al marker successivo quindi andiamo a ripetere questo motivo chiudiamo il ferro con un diritto e un gettato un diritto e un gettato, un diritto, otto rovesci, quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, due maglie insieme a diritto. E ovviamente il vivagno. Il ventesimo ferro vado a fare tutte le maglie a rovescio. Il ventunesimo ferro vado a fare il vivagno. Una diminuzione semplice. Sette rovesci. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vado adesso a ripetere il motivo: un diritto, un gettato, tre diritti. 1 2 e 3. Un gettato, un diritto, sette rovesci. 1 2 3 4 5 6 e sette una diminuzione doppia e sette rovesci uno due tre quattro cinque sei e sette passo il marker vado a ripetere adesso questo motivo quindi ripetiamo il motivo centrale e chiudiamo praticamente il ferro con un diritto, un gettato, tre diritti, uno, due, tre, un gettato e un diritto, sette rovesci, uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. 2 maglie insieme a diritto e ovviamente chiudo il ferro con il vivagno. 22 ferro, tutte le maglie a rovescio. 23 ferro, vado a fare il vivagno, una diminuzione semplice, 6 rovesci. 1, 2, 3, 3, 4, 5 e 6. Vado adesso a ripetere il motivo centrale. Un diritto, un gettato, cinque diritti: uno, due, tre, quattro e cinque. Un gettato, un diritto, sei rovesci, uno, due, tre quattro, cinque e sei, una diminuzione doppia, sei rovesci, uno, due, tre, quattro, cinque e sei, vado adesso a ripetere il motivo centrale, e chiudo il ferro con un diritto, un gettato, 5 diritti, 1, 2, 3, 4 e 5. Un gettato e un diritto, 6 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Due maglie insieme a diritto. E il vivagno, ventiquattresimo ferro, tutte le maglie a rovescio, venticinquesimo ferro, vado a fare il vivagno, una diminuzione semplice, 5 rovesci: 1, 2, 3, 4 e 5. Vado adesso a ripetere il motivo centrale. Un diritto, un gettato, sette diritti: uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Un gettato, un diritto, cinque rovesci? Uno, due, tre, quattro e cinque una diminuzione doppia 5 rovesci 1 2 3 4 e 5 vado a ripetere questo motivo centrale e chiudo il ferro con un diritto un gettato, sette diritti, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Un gettato, un diritto, 5 rovesci, 1, 2, 3, 4, 5 e due maglie insieme a diritto e ovviamente il vivagno. 26 ferro tutte le maglie a rovescio 27 ferro vado a fare il vivagno una diminuzione semplice 4 rovesci 1 2 3 e 4 vado adesso a ripetere il motivo centrale un diritto, un gettato, nove diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove. Un gettato, un diritto, quattro rovesci, uno, due, tre e quattro una diminuzione doppia, quindi sposto due maglie, la terza la lavoro, le altre due le a cavallo e quattro rovesci. 1 2 3 e 4. Vado a ripetere il motivo centrale e chiudo il ferro con un diritto un gettato 9 diritti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Un gettato, un diritto, 4 rovesci 1, 2, 3 e 4. Due maglie insieme a diritto e ovviamente il vivagno. Ventottesimo ferro, vado a lavorare le maglie tutte a rovescio. Ventinovesimo ferro, vado a fare il vivagno, una diminuzione semplice, tre rovesci, 1, 2, e tre. Vado adesso a ripetere il motivo centrale, un diritto, un gettato. 11 diritti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Un gettato, un diritto, 3 rovesci 1, 2 e 3. Una diminuzione doppia. e tre rovesci. 1 2 e 3. Vado adesso a ripetere il motivo centrale e chiudo il ferro con un diritto un gettato 11 diritti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11, un gettato, un diritto, tre rovesci 1, 2 e 3, due maglie insieme a diritto, chiudo il ferro con un vivagno, trentesimo ferro, vado a lavorare le maglie tutte a rovescio, trentunesimo ferro. Vado a fare il vivagno, una diminuzione semplice, due rovesci e vado adesso a eh, ripetere il motivo centrale. Un diritto, un gettato, 13 diritti, 1, 2, 3, Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici e tredici. Un gettato, un diritto, due rovesci, una diminuzione doppia. due rovesci Vado a ripetere il motivo centrale. Chiudo il ferro con un diritto un giattato 13 diritti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12 e 13. Un gettato, un diritto, due rovesci e due maglie insieme a diritto. Chiudo il ferro con il vivagno. 32 ferro, tutte le maglie a rovescio. 33 ferro. Vado a fare il vivagno, una diminuzione semplice e un rovescio. Vado adesso a ripetere il motivo centrale. Un diritto, un gettato, 15 diritti. 1, 2, 3, 4.

un rovescio e vado adesso a ripetere le maglie centrali chiudo il ferro con un diritto un gettato 15 diritti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14 e 15: un gettato, un diritto, un rovescio, due maglie insieme a diritto. E ovviamente il vivagno. 34esimo ferro, tutte le maglie a rovescio. 35esimo ferro, vado a fare il vivagno una diminuzione semplice e vado adesso a ripetere il motivo centrale un diritto un gettato 17 diritti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Un gettato, un diritto, una diminuzione doppia. Vado adesso a ripetere questo motivo e chiudo il ferro con un diritto. Un gettato, diciassette diritti, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici e 17. Un gettato, un diritto due maglie insieme a diritto e chiudo il ferro con il vivagno. 36esimo e ultimo ferro, vado a lavorare le maglie tutte a rovescio. Come potete vedere il motivo è terminato. Per ripeterlo non dobbiamo fare altro che ripetere dal ferro numero 1 al ferro numero 36. Eh, vi ricordo che il motivo per iscritto ve lo lascio sotto al video. E noi ci vediamo alla prossima! Ciao ciao!